Buongiorno da Piercarlo Lave, Alessandria Po. Siamo in collegamento con Giovanni Barosini, consigliere comunale dell'UDC e presidente della commissione bilancio in comune. Buongiorno Barosini. Buongiorno, grazie. Barosini, ci spieghi perché stai costituendo il movimento Sì, amo Alessandria? Sì, certamente, molto semplice. Sì, amo Alessandria, abbiamo trovato questo slogan, questo principio. È una piccola comunità, spero che diventi sempre più grande, più numerosa. I requisiti per appartenervi sono quelli molto semplici, che appartengono tra l'altro a tutti gli statuti di qualunque associazione o movimento che sia, però noi vogliamo che siano ampiamente rispettati. Essere delle persone volenterose, oneste e con un minimo di competenza, perché c'è una sorta di richiamo alle armi verso l'amministrazione, verso la nostra città, verso la res pubblica, una sorta di chiamata alle armi per il degrado socio-economico che ormai affligge questa città da più di qualche anno. Per cui, come dire, il nostro sentimento è quello di appartenere, di amare di più la cosa pubblica. Quindi con un gruppo di amici abbiamo deciso di costituire questo movimento che ha assolutamente una valenza civica. Con questo non voglio disconoscere la mia appartenenza politica centrista da diversi anni, l'esperienza maturata nel comune, perché milito, come dire, frequento il comune di Alessandria ormai da 8-9 anni, sono stato eletto la prima volta nel 2007 e quindi credo di avere anche l'esperienza per poter assumere ruoli anche più significativi di quelli che ho ricoperto ora. Bene. Quindi siamo Alessandria, sarà un contenitore aperto, non voglio fare retorica, ma sarà un contenitore di confronto, di dialogo. Abbiamo bisogno di idee, soprattutto di concretizzarle. Bene. Passiamo ad un altro argomento, anzi a diversi argomenti. Come presidente della commissione bilancio, nella settimana appena conclusa hai presieduto diverse commissioni. Quali sono le questioni più calde sul tappeto in questo momento e quali le tue considerazioni in merito, in particolare per ATM? Beh, ormai ci siamo occupati prevalentemente di partecipato, ovvero le aziende dove il comune ha una quota importante di partecipazione. Per esempio in ATM il comune, lo ricordo a me stesso e a tutti i cittadini, è proprietario del 94% e oltre delle quote. Quindi sono cosiddetti gioielli che appartengono alla nostra comunità e ogni cittadino si deve sentire azionista di queste aziende, perché sono state trattate nel corso degli ultimi anni da parte delle amministrazioni che si sono succedute dando peso prevalentemente alla politica, invece non sono state gestite come aziende anche private, per cui c'è bisogno assolutamente di maggior trasparenza e ciò è emerso anche nelle varie commissioni bilancio che abbiamo convocato nelle ultime settimane. La questione di ATM è sotto gli occhi di tutti, sta seguendo la stessa sorte di Amio, poi trasformata in Amag Ambiente. Adesso sembra, però qui manca assolutamente chiarezza sugli intendimenti, sull'idea, sul percorso che questa amministrazione vuole intraprendere. Per cui quello che noi cerchiamo di fare nelle commissioni bilancio è di portare agli occhi dei cittadini una gestione più trasparente, perché spesso ci sono situazioni abbastanza opache nei vari bilanci. E se posso permettermi, direi anche più efficiente. Più efficiente, assolutamente sì. Ok. Bene. Scusate, ma sono anche in piazza della libertà. Siamo in diretta, è bello della diretta. Sì. Va bene, passiamo ad un altro argomento allora. A tuo avviso in Alessandria c'è un problema di sicurezza per la microcriminalità, come lamentano diversi, oppure no? Beh, il problema di sicurezza sicuramente appartiene ad Alessandria, come appartiene, insomma, è uno dei problemi che riguardano tutta l'Italia, insomma, no? Ad Alessandria purtroppo adesso abbiamo le stesse problematiche che fino a qualche anno fa trovavamo nelle grandi metropoli, Milano, Torino, Napoli, problemi di micro e macro criminalità purtroppo. Io da sempre mi sono battuto per eventualmente imporre all'amministrazione di adottare delle misure
sostanzialmente incisive, quelle per esempio delle telecamere, installare delle telecamere per non solo per scoraggiare, ma anche per inchiodare ad eventuali responsabilità coloro che contravvengono alle normali regole di civile convivenza. Telecamere più illuminazione e il presidio delle forze dell'ordine. Io credo che un'amministrazione che non ha poteri normativi su tale materia, però almeno queste sono cose da assolutamente fattibili, con un esborso di risorse abbastanza contenuto, e poi insomma ne vale la pena rispetto al fatto che Alessandria, sentendosi più sicura, è più, diciamo, questo potrebbe favorire una ripresa sociale e quindi anche economica, perché la depressione qui non è solo economica, è anche psicologica e quindi sociale. Sì, sì, sono due cose. Il testo purtroppo ha portato a questo. Sono due cose legate, in effetti. Ecco, però mi appare che al momento di questi tre, chiamiamoli suggerimenti di base, che si possono realizzare senza grandi investimenti, non ne abbia visto la luce nemmeno uno. Assolutamente. Diciamo che era partito il programma delle 100, il progetto delle 100 telecamere nell'amministrazione precedente, e poi non si sa per quale motivo, anche qui, ecco, anche qui riscontriamo una carenza di informazioni e di trasparenza da parte di chi governa, e non mi riferisco evidentemente solo all'apparato politico, ma anche e soprattutto all'apparato tecnico-burocratico. Dicevo delle 100 telecamere, poi non si sa per quale motivo non sia stata fatta manutenzione e addirittura alcune siano lasciate andare senza come dire, provvedere alla cura e al funzionamento. Ecco, e questo argomento non debelleranno sicuramente i malfattori e la microcriminalità, però ripeto, possono essere un sostanziale ed importante deterrente, ma soprattutto inchioderebbero coloro che contravvengono alle regole, e sotto il profilo sia delinquenziale, ma anche sotto il profilo di scarsissimo senso civico, potrebbero essere d'aiuto. Ecco, e mi pare però, per concludere, poi passiamo ad un altro argomento, che questo discorso delle telecamere qui su Alessandria sia in netta controtendenza con altri comuni, con quello che fanno altri comuni, ma senza andare tanto distante, all'interno della nostra provincia, dove invece le telecamere, comuni piccoli, medio piccoli, eccetera, sono state aumentate. Questo è quanto. Ma io rimango stupito dal fatto che non si reperiscano, non si individuino delle risorse per investire in tal senso, anche ricorrendo a partner privati. Insomma. Certo, certo, certo. Questo noto una paralisi amministrativa, non so, sinceramente è incomprensibile come non si ponga fine o quantomeno argine al disagio che si prova, considerando ormai Alessandria, come dicevo in poc'anzi, come una delle metropoli, certo, dove evidentemente sono abituati, certo, a vivere con momenti di micro e macro criminalità. Certo, Barosini, per concludere, come saprai, ci sono già manovre in corso per le prossime elezioni, alle quali manca addirittura poco meno di un anno, comunque insomma un anno. La domanda che si pone in questo momento è: per quanto ti riguarda, intendi candidarti oppure parteciperai ad una coalizione e basta? Beh, innanzitutto la domanda candidarmi sicuramente sì, perché sono... Intendevo come sindaco, Barosini. No, come sindaco poi ci arriviamo, adesso faccio un articolo in breve e semplice ragionamento. Candidarmi sì, perché sono 8 anni e mezzo che sono stato eletto, quindi sono consigliere comunale e ritengo che sia l'esperienza minima per assumere, come dicevo prima, certo, certo, dei ruoli di responsabilità. Esperienza minima ci vuole, non si improvvisa, come non si improvvisa a fare qualunque altro tipo di attività professionale o artigianale. Io ritengo che anche nella politica, e questo lo sottolineo e lo rimarco, anche nella politica ci vuole un minimo di esperienza per accedere a dei ruoli significativi, dove si governa. Si governano le sorti di una comunità, piccola o grande che sia, quindi esperienza. La seconda cosa è una dose massiccia e di onestà, e questo lo dimostrano soltanto i curricula della nostra vita, certo, professionale, certo. È dimostrabile. La storia, diciamo. Onestà e spirito di sacrificio. Ecco, ma per venire alla domanda... Per venire alla domanda, io sicuramente sarò in campo, però
però evidentemente adesso non è che voglio fare il politico che non risponde o comunque risposte sibilline, però non dipende da me. Io vorrei appartenere sicuramente questa volta ad una coalizione, vorrei aderire ad una coalizione ampia, mm-hmm. che abbia voglia veramente di vincere, di trasformare Palazzo Rosso in palazzo di vetro e cambiare sotto il profilo sociale ed economico questa città. Sicuramente vorrei appartenere ad una coalizione ampia, però evidentemente non sarò io che decido, io sono ampiamente disponibile. Certo. Ovviamente parliamo di una coalizione di centrodestra, alternativa oppure... a quella che governa, assolutamente alternativa a quella che governa. Bene, chiaro. Bene, grazie e buon lavoro. Volevo solo finire che con l'attività della commissione bilancio, che come sappiamo il bilancio è la parte politica sì. più significativa, non solo economica, dell'attività amministrativa di un ente, quindi del nostro comune, proseguiremo convocando, audendo il responsabile dell'ICA sulla famosa questione nei prossimi giorni, questo dico, la famosa questione con i commercianti, l'attività commerciale sì. vanno assolutamente considerate in questa città, che sono la parte, il tessuto più economico e quindi il tessuto che tiene vive le sorti di una città, mm-hmm. ICA, e poi vorremmo anche affrontare, dopo aver parlato lungamente di Amare Ambiente, di ATM, le partecipate che ormai sono in una fase drammatica purtroppo, vorremmo anche parlare delle farmacie, capire se quando l'amministrazione ha venduto una quota delle farmacie, vorremmo fare un riscontro, un monitoraggio sull'andamento dei loro bilanci e dell'attività che svolgono, un'attività, ricordiamolo, sociale. Bene, bene, allora grazie e nuovamente buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, grazie a lei.